Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente vi parlerò di alcuni prodottini beauty che ho usato, quindi ho testato fino ad esaurimento e quindi sono in grado proprio a dirvi la mia. Allora, il mio sacchettino è qui pieno di roba buona, vuota però adesso, e quindi non vedo l'ora di recensirvi questi prodottini, perché tra questi prodottini che io ho provato ci sono veramente delle chicche straordinarie. E allora, guardate che bel sole, guardate che bel sole che mi entra in casa, sono contenta, meno male. Allora, vi avevo fatto vedere che le mie ultime lamette, quelle che avevo usato prima di queste, erano quelle sensitive con la confezione colore rosa che avevo comprato a Lidl, se non sbaglio, e con le quali comunque mi ero trovata bene. Me le avevo recensite o nell'ultimo o nel penultimo video riguardante sempre le mie opinioni sui prodotti beauty. Poi, trovandomi al supermercato e avendone veramente di bisogno, mi sono lanciata sulle Gillette Blue 3. Praticamente ci sono all'interno 4 lamette più 2 gratis, con 3 lame ciascuna. Veramente mi sono trovata benissimo. Mi sono veramente trovata benissimo. Ovviamente sono delle lamette usa e getta, quindi le usiamo per una depilazione total body e poi la buttiamo e basta. Mi sono trovata veramente bene. Non mi ricordo quanto io le abbia pagate. Allora, però sono certa di non averle pagate pochissimo, ma semplicemente perché uno mi trovavo in un supermercato, la Crai, che comunque secondo me la Crai è dei prezzi altissimi, e in più non erano neanche in offerta e quindi vabbè, però mi servivano e basta così. Quindi queste Gillette 3 lame, ma la Gillette, anche se ci sono degli uomini in ascolto, sanno che comunque la Gillette è Gillette. Poi, e questa è veramente una chicca, strachicca, super chicca. Ed è questa con una pecca che ve la mostro subito. Allora, la chicca in questione è l'acqua, è il latte detergente micellare di acqua alle rose. In un video, l'ultimo video degli acquisti che ho fatto dal risparmio casa, una ragazza di voi mi ha commentato scrivendomi che acqua alle rose, il marchio acqua alle rose, fa dei prodottini con un pessimo inci. Io, a dire il vero, non lo so, nel senso che ci ho creduto, ci mancherebbe altro. Evidentemente questa ragazza, questa persona che mi segue è sicuramente informata, io non sono informata, quindi l'ho creduta. Però ciò non toglie il fatto che io non mi trovi bene con i prodotti acqua alle rose, che poi abbiano un pessimo inci è un altro discorso. Io infatti non dico che acqua alle rose ha dei prodotti con un ottimo inci, non mi permetto a dirlo perché veramente non sono informata. Quindi ringrazio questa ragazza per avermi dato questa informazione molto importante, però a parte l'inci, io con i prodotti acqua alle rose mi trovo veramente benissimo con questo latte detergente micellare, che per me è stata veramente una scoperta. Io l'avevo acquistato a 3,29 € in offerta, l'ho visto su un Deplian di acqua e sapone a 3,49 €. Comunque lo vedo spesso che gira in promozione nei vari negozi della grande distribuzione. Mi sono trovata veramente bene, però adesso vi dico la pecca che noterete anche voi, guardate. Allora, non ne scende più, ora magari scende, non ne scende più, però il flacone è pieno zeppo, tra virgolette, pieno zeppo di prodotto. Quindi praticamente adesso io sviterò questo e lo andrò praticamente poi, vedete, lo andrò poi a mettere, è pieno zeppo, guardate, lo andrò poi a mettere sul dischetto di cotone, perché comunque è un peccato. Questo latte detergente mi strucca benissimo, addirittura anche il make-up waterproof, quindi non posso fare altro che super consigliarvelo. Poi, ovviamente, se siete delle persone molto attente all'inci, come per giusto si dovrebbe essere, allora a questo punto, prendendo le parole di questa ragazza che mi ha scritto,
non lo comprate. Cosa volete che vi dica? Io mi trovo veramente bene. Mi dispiace solamente per questa pecca. Poi, eh sì, io adoro, continuo a ricomprare la tinta della Dixon, la Bloom. Questa volta io ho preso il colore che c'era disponibile più chiaro, che è praticamente il 10.00 biondo extra chiaro, ed è praticamente questo. Allora, non guardate i miei capelli nelle punte, perché io la tinta la passo solamente nella parte qua superiore e come vedete comunque il colore è chiaro. Mi prende i capelli bianchi, mi prende il mio colore, che è il mio colore naturale. Naturale castano e il colore mi viene in modo omogeneo, quindi io non posso far altro che consigliarvela. Veramente mi piace tanto. Io questa l'avevo presa in offerta al DM a 3,49 euro, cioè a un prezzo economico uguale alle altre offerte, alle altre tinte che sono economiche, però secondo me vale molto di più rispetto ad altre tinte che io acquisto, come per esempio la Natural Easy, che io ve la nomino spesso, con la quale purtroppo per quanto riguarda i capelli bianchi non mi ci trovo bene, e in più neanche il castano mi prende se vado ad usare un colore chiaro. Invece questo, nonostante il colore chiaro, mi prende anche il castano, quindi viva la Dixon, mi piace tantissimo questo marchio. Poi molto profumata questa crema di sapone. Praticamente io avevo preso questo flacone da 1 litro, che è praticamente il flacone da ricarica. Infatti andavo a riempire il mio flaconcino che ho sul lavandino del bagno con l'erogatore, con questo qua. Io mi trovo bene con questo Dermomed, costa veramente pochissimo. La fragranza è Talco e Iris, è molto talcato, l'iris si sente poco, ma si sente tantissimo il talco. Mi piace tantissimo. Questo è un sapone liquido che mi piace tanto, e tra l'altro, per chi fosse interessato, non ha parabeni, non ha coloranti e non ha siliconi, e costa veramente tanto. Questo flacone io l'avevo trovato in un negozio di cinesi. Però si trova, penso, da tutte le parti. Questo Dermomed mi sembra si trovi da tutte le parti. Non so esattamente se, oltre, diciamo, ai vari Ipersop, Acquasapone, Etiqota, DM, forse pure, beh, eccetera, eccetera, non so se si trova anche tipo nei supermercati, tipo Coop, forse sì, Conad. Se qualcuno di voi sa se si trova anche nel supermercato e vuole dare questa informazione, scriva ciò che sa appunto tra i commentini. Poi la mia amica mi aveva regalato i Proteggi Sleep Maxi della Conad, dicendomi appunto che lei non si trovava bene, e allora mi ha regalato questa confezioncina a me. Io mi ci sono trovata bene. L'unica cosa è che praticamente non sono comodi da portare in borsa, nel senso che io adesso sto adoperando i salvaslip, quelli ripiegati nella bustina rosa, e in effetti quelli sono veramente comodi, perché comunque se esco mi porto i salvaslip in borsa, occupano poco spazio, sono comunque più igienici, perché comunque hanno l'involucro loro, e invece questi no, non sono da portare, perché hanno solamente praticamente la striscia di carta che va a ricoprire l'adesivo che c'è nella parte posteriore del salvaslip, e poi diciamo il salvaslip rimane non protetto. Quindi proteggono gli slip, ma non si proteggono loro stessi, ecco. E quindi diciamo che sono appunto solo da tenere in casa. Questi sono della Conad, io non so quanto lei li abbia potuto pagare. All'interno ce n'è 28, quindi un numero ottimo. Però questa diciamo è l'unica pecca. Poi come assorbenza io mi ci sono trovata bene. Non so perché lei, però mi diceva che si era trovata male, non le ho chiesto il motivo. Poi, buonissimo, con il quale mi sono veramente trovata bene, questo è un doccia crema nutriente al cocco, e l'avevo preso forse in offerta, comunque l'avevo acquistato da Acquasapone. Allora, il profumo è veramente al cocco, ma è un profumo delicato che si sente tantissimo quando andiamo a versare il prodotto o sulla spugna o nelle mani, ma poi nella pelle purtroppo non rimane. Mi è piaciuta molto la consistenza, perché doccia crema, ma è veramente una crema ricca, bella corposa, veramente un'ottima crema. La minima pecca che ho trovato in questo prodotto è che praticamente, essendo molto corposa come consistenza, quando andavo a spingere il contenitore per far mandare giù il prodotto, mi scendeva una bella quantità di
di doccia crema, ecco tutto qui. Quindi secondo me c'è un maggiore spreco, ecco tutto lì. Non si riesce a dosare bene proprio perché è pesante come consistenza, non so se mi sono spiegata bene. E comunque mi è piaciuto molto anche il pack, 250 ml, comodo e carino da vedere. Ed è appunto una fragranza con un odore di cocco delicato, però molto buona. Si sente un po' nell'aria appunto quando lo usiamo. Poi mi avevano regalato questa mini size di colluttorio Colgate Plaques Soft Mint, con il quale veramente mi sono trovata bene. Ha un gusto delicato, non ha un gusto molto forte. Dopo aver fatto il sciacquo in bocca, mi sentivo la bocca fresca e profumata, e quindi diciamo che comunque mi sono trovata veramente bene con questo Colgate Plaques. Adesso invece sto usando, come di solito, come di consueto, il Listerine, però diciamo che il Colgate Plaques mi è piaciuto. Poi vi faccio vedere che ho usato, come al solito, come dentifrici acqua fresca e Colgate. Sono dei dentifrici normalissimi, mi rinfrescono la bocca, mi lasciano quella sensazione di pulito tra i denti, non mi rimane la bocca passosa, e questi sono due dentifrici che io diciamo che acquisto a colpo sicuro, perché so comunque che mi ci trovo bene. Adesso sto usando l'Elmex, e come quello non ce n'è, ci sono tante tipologie di Elmex. Questo qua secondo me è il top. Non appena lo finirò, ovviamente poi ve ne riparlerò, perché questo dentifricio che adesso sto usando è veramente da straconsigliare. E poi vi faccio vedere anche che avevo fatto i primi acquisti al DM, che è un negozio che vende beauty ma anche prodotti biologici, quindi di gastronomia, confezionata, tisane, queste cose qua. E questo DM appunto è aperto a Savona. Avevo comprato della Balea, che è un marchio loro in esclusiva, due compresse effervescenti da bagno. Io ne ho usata solamente una, che è questa qua praticamente. Però dietro vedete che c'era l'etichetta in italiano, ma è andata via. Comunque, non so a che fragranza. Comunque una profumazione dolce, e allora fa pochissima schiuma, anche se una compressa di queste equivale proprio ad un bagno caldo, schiuma quasi nulla. Non mi ci sono trovata bene, profumazione quasi zero. Purtroppo questa rosa, quindi di questa profumazione, io non mi sono trovata bene, quindi non ne so. Ne ho comprata un'altra. Magari quell'altra poi mi soddisferà, però con questa io non mi sono trovata bene. Il sacchettino è tutto vuoto. Ci vediamo ai prossimi video, a cadenza più o meno mensile. Vi faccio sempre questi video sulle mie recensioni beauty. Sono sempre pronta ad accettare i vostri commentini e i vostri suggerimenti, quindi non aspetto altro che leggerli. Vi mando un bacio, vi do appuntamento appunto ai prossimi video. Se volete farmi un regalo senza spendere un centesimo, lasciatemi un bel like, perché lo apprezzo veramente tanto. Grazie per la compagnia, ciao amici, a presto.